Davide, studio al liceo scientifico Filippo Lussana di Bergamo. Da grande vorrei fare il neurobiologo. In classe parliamo spesso di Europa, magari anche solo tra compagni, confrontandoci con le proprie idee. Generalmente l'idea comunque è quella che sia un bene restare all'interno dell'Europa, anche se magari c'è qualche discordanza. E c'è un mio compagno che sostiene il fatto che stare nell'Europa rovini soltanto l'Italia. Secondo me non è vero, perché comunque anche l'Italia sta traendo molti vantaggi dal fatto che esista l'Europa. Per esempio il fatto di avere una moneta che non è più debole come la lira, ma che comunque è al passo degli altri stati. Fossi io in grado di cambiare qualcosa nell'Europa, cercherei di investire più fondi nella ricerca per nuove tecnologie o comunque per l'istruzione, visto che in generale in Europa e in Italia si sta investendo poco rispetto ad altri paesi come America. Tra queste parole scritte sulla lavagna, scambi è quello più importante perché riassume il tutto. Infatti scambi di persone all'interno dell'Europa, non essendoci frontiere, e quindi scambiandosi le persone c'è anche scambio di culture, quindi fondendosi nuove culture si può magari arrivare a una cultura migliore o a migliorare le cose. Auguro all'Europa di restare unita e di risolvere i problemi che ci sono in questo momento.